Ciao bambini, oggi vi mostrerò come creare dei piccoli disegni ad acquarello. Vediamo come. Per questa attività vi serviranno dei fogli di carta Scottex, una forbice, dei pennarelli colorati, una brocca con dell'acqua e un piatto fondo possibilmente bianco. Ripiego in quattro parti uguali il mio foglio di carta Scottex in questo modo. Taglio con la forbice a metà in modo di ottenere due rettangoli. Uguali. In questo modo prendo un quadratino e disegno su una parte, ad esempio, il tronco di un albero. Sull'altra parte piegata ho disegnato la chioma dell'albero in questo modo, facendo in modo di sovrapporlo perfettamente sul tronco. Ripiego il mio foglio di carta Scottex facendo in modo che la chioma risulti dietro. E guardate un po' cosa succede. Create voi i vostri disegni. Io ad esempio ho fatto dell'erba con degli stili, dei fiori e corolle di vari colori. Per vedere in trasparenza le nostre corolle, potete appoggiarvi a una finestra. Ricordatevi sempre, quando metterete il foglio di carta Scottex nell'acqua, che quello che disegnate successivamente deve stare poi dietro. Il primo disegno che farete rimane davanti, quell'altro dietro. E andiamo a vedere adesso come appare il nostro disegno. Se poi volete, potrete tirare fuori il vostro disegno ad acquarello dall'acqua e appoggiarlo su un pezzo di carta bianca. Possiamo anche divertirci creando delle macchie di colore e vedere l'effetto che fa. Spero che l'attività vi sia piaciuta, create voi i vostri disegni e divertitevi.